Nel backstage, nel mio ufficio, parlavamo di questa comunità di vari paesini, appunto, del canavese, no? Che si sono riuniti, giustamente come introduceva anche Enzo, e che rappresentano anche un'eccellenza dal punto di vista anche, come dire, dei percorsi turistici, ma soprattutto anche del recupero delle tradizioni. Per cui grazie, sindaci. Allora, io sono Valerio Grosso, sono sindaco del comune di Montalenghe, il collega è il sindaco del comune di Ozegna. Sergio Noi Bartoli. Rappresentiamo un territorio che è il Canavese, che si trova nella provincia di Torino e che è nella parte nord del territorio italiano. Questo per dare anche un'identificazione per i nostri amici polacchi. Il nostro territorio, come prima diceva l'amico Elso Merlo, è stato un territorio che fino a circa una ventina di anni fa aveva una fortissima vocazione industriale. Era un territorio dove la gente viveva bene, era un territorio dove non si faceva altro che industria e ogni tanto si faceva anche un po' di agricoltura nel tempo libero soprattutto. Improvvisamente è arrivata la crisi. La crisi ha portato molta difficoltà sul nostro territorio, ma anche delle opportunità. Ci ha permesso di guardarci attorno e di capire che il nostro territorio aveva delle potenzialità. Queste potenzialità sono un territorio ricco soprattutto di natura, di ambiente, di percorsi turistici immersi nell'ambiente, ma soprattutto di benessere. Noi abbiamo vissuto e continuiamo a vivere in un territorio che vorremmo che tutti quanti visitassero, perché rappresenta una sintesi bellissima del rapporto tra uomo e natura, tra la capacità di fare industria, di fare attività commerciali e contemporaneamente mantenere un paesaggio stupendo fatto di colline, di fiumi, di laghi. Nel Canavese troverete un turismo slow, non troverete un turismo di massa. Dovrete scoprirlo anche il bello del Canavese, perché soprattutto scoperte il nostro territorio. Noi oggi rappresentiamo 26 comuni di un territorio che si chiama Canavese, che è fatto da 150 comuni. Come diceva Merlo, mettere insieme 26 sindaci, 26 amministratori, tutti uguali, tutti di piccoli comuni, è stata un'impresa non facile decisamente, perché tutti avevano un'idea diversa di come promuovere il territorio. È una strada che stiamo compiendo assieme, una strada sicuramente non facile in salita, ma che affrontiamo con un grande spirito di gruppo, soprattutto perché crediamo nel nostro territorio. E una parte di questa forza che ci viene soprattutto, come diceva Merlo e come sono certo che diranno i successivi relatori, ci viene dalle nostre radici. Sappiamo di essere una popolazione laboriosa che sa lavorare a testa bassa e che sa nei momenti di crisi unirsi e mettersi assieme per fare qualcosa di grande. Quindi questo che voi vedrete qua sotto è una piccola porzione di quello che è il Canavese. Il Canavese è sì un piccolo territorio, ma secondo me è uno scrigno che racchiude bellissimi tesori. Venite in Canavese e ne rimarrete innamorati. Io so, perché me l'ha detto l'amico Ciro, che Cracovia è patrimonio UNESCO. Il Canavese ha 3 patrimoni UNESCO, quindi sicuramente non la voglio paragonare a Cracovia, che è una bellissima città e della quale ho potuto purtroppo vedere poco, ma mi riprometto di vedere molto di più e di ritornarci, però vi invito a venire a vedere i nostri patrimoni UNESCO. Sono convinto che voi, in quanto depositari di questo tesoro, li apprezzerete. Grazie. Beh, a questo punto direi che il collega ha spiegato perfettamente quello che giustamente è stato un po' il nostro obiettivo iniziale di questa unione dei comuni, puntando proprio sul turismo, sul il nostro territorio, sviluppare il nostro territorio. Quanti abitanti fa il suo comune? 1300 abitanti, sì, sono tutti piccoli comuni, 1300, 1500, 2000, siamo tutti... Ma vendete anche le case a un euro? No, no. Perché adesso in Sicilia, in Italia, forse... un euro, facciamo subito pubblicità. Forse c'è qualcuno... Nelle valli, no, nelle valli, forse c'è qualche comune delle valli che sta cercando di... Sì, resta tra una bufala. Sì, ma poi chi potrà viverci e ristrutturarla? Comunque direi che ci saranno comunque
ci siamo ripromessi anche per fare una presentazione un po' più approfondita, che sicuramente vista la prima volta adesso che noi siamo venuti qui a Cracovia, ed è stato veramente, almeno io sono rimasto veramente colpito, non mancherà occasione di tornare prima possibile, che sicuramente il 27 di gennaio saremo qua. Tra l'altro abbiamo con noi il nostro grande pianista Ciro Noto, un pianista di fama internazionale, quindi se ci sarà occasione di fare una serata con il nostro pianista ci fa molto piacere. Grazie direttore, e ringrazio ancora Roberto.